Buonasera a tutti, spero che il nuovo anno sia iniziato bene. Nonostante non sia un maestro, voglio condividere con voi la mia ricetta del sushi. Vi scriverò le dosi qui, ci andrebbe anche l'alga kombu, ma io non l'ho trovata, quindi la facciamo senza. Buona visione! Iniziamo mettendo il riso per sushi in ammollo e cambiamo l'acqua almeno 4-5 volte finché non sarà diventata limpida, ovvero quando abbiamo eliminato tutto l'amido. La nostra acqua ora è bella trasparente, quindi vuol dire che il riso è pronto. Lo lasciamo scolare 2 minuti e andiamo in cottura. In una ciotolina andiamo a mettere 80 g di aceto di riso, 6 g di sale e 40 di zucchero. Andiamo a mettere i nostri 600 ml d'acqua. Copriamo con un coperchio. Appena arriva a bollore, mettete a fiamma media per altri 5 minuti. Passati 5 minuti, mettete fiamma al minimo e fate cuocere ancora 10 minuti. Poi spegnete e lasciate riposare il riso. Il nostro riso è pronto, andrebbe messo dentro l'anghiri, che è il recipiente di legno che serve per assorbire l'umidità e farlo freddare velocemente. Io ho messo dell'acqua gelata dentro una padella e adesso andrò ad aggiungere aceto, zucchero e sale. E andrò a mischiare velocemente sgranando il riso e facendogli prendere aria. Il nostro riso è pronto, o usiamo un canavaccio bagnato oppure potete prendere della carta da forno, la inumidite e la mettete sopra il riso per evitare che si secchi fino a quando ci servirà. E adesso è arrivato il momento di sua maestà, guardate che bel trancio di tonno. Una volta preparata tutta la base, quindi gamberi rossi, fragoline di bosco, avocado, tonno e salmone, dovete prendere il tappetino per il sushi e lo dovete impellicolare per bene. Prendete l'arganori, iniziamo bagnando le mani in un po' di acqua e aceto, così non si attaccherà. Un mucchietto e lo andiamo a posizionare sull'alga. Una volta disposto il riso sull'alga, lo passiamo sul tappetino, rivolto al contrario. Ora andiamo a prendere il nostro pesce e lo mettiamo sul centro. Adesso farò salmone e avocado, classico. Disposto il nostro pesce, andiamo a prendere con le dita e facciamo il primo giro. Andiamo a pressare per bene e il nostro roll è pronto. Finalmente ci siamo, abbiamo cominciato a comporre. Questo è l'uramaki con gambero rosso, fragola di bosco, maionese ai crostacei e tartufo. Con tutta questa bontà vi auguro buon fine anno e un buon inizio, speriamo dell'anno nuovo. Buona cena a tutti!